Ciao a tutti, sono Moreno del Signore, vocal coach e direttore del Tempio della Voce e oggi affronteremo la prima puntata di una serie dedicata agli How to Sing. Oggi sono qui in compagnia del maestro Paolo Costa e affronteremo come primo brano Play the Game dei Queen. Open up your mind and let me step Rest your very head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love, play the game. Everybody play. Bene, abbiamo scelto di non fare una versione continuativa, bensì di trattare i temi contenuti per quanto riguarda la vocalità all'interno delle varie parti del brano. Nella strofa, come possiamo notare, a farla da padrone è il falsetto nelle varie sfumature, per cui quello arioso, leggero, posturale del tratto iniziale, quello un po' più sostenuto nella parte conclusiva. L'armonia splendida ci porta in questa cadenza di bassi discendenti e quindi creano un contesto perfetto per quanto riguarda lo sviluppo della vocalità. Interessantissimo anche l'inizio melodico del ritornello. It's so easy, che ci apre in una maniera molto particolare, pur portandoci poi a cadere su un do maggiore. Vediamo che cosa succede invece nella seconda parte del brano. When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play. A free, free one. All you have to do is fall in love, play the game. Everybody play the game of love. Yeah. In questa seconda parte la strofa sostanzialmente si ripercorre simile, mentre il ritornello ha un'apertura maggiore. Nel pre-chorus ho scelto di valorizzare una nota che in realtà appartiene alla struttura armonica dei cori, così come ho scelto invece alla fine del ritornello di utilizzare un falsettone di tipologia operistica, quindi molto più sostenuto e sicuramente più credibile dal vivo in quello che è la massa di insieme del suono. Che dire? Questo è il modo nel quale noi possiamo affrontare o pensare di affrontare questo tipo di brano, quindi non esclusivamente la voce piena, anzi tutti i colori contenuti tra il meccanismo 1 e il meccanismo 2. A farla da padrone chiaramente è anche la gestione della pressione dell'aria, senza la quale non possiamo arrivare a realizzare questo obiettivo. Io ringrazio moltissimo il maestro Paolo Costa per averci fatto compagnia e ci vediamo alla prossima puntata.